Ciao ragazze e benvenute su Una casa alla volta. Io sono Francesca e oggi vi porterò con me in una classica giornata lavorativa col sole, perché se ci fosse stata la pioggia saremmo in auto e invece sono in bicicletta. Guardate. La mia giornata di solito inizia in bicicletta se è bel tempo, e quindi parto e vado verso gli appuntamenti in studio o in negli appartamenti in bici. Allora, Modena è una città molto verde, quindi si sta bene, nel senso che nelle stagioni belle e si vive molto bene in bicicletta. Se uno ha la possibilità di andare a lavorare in bicicletta, in tanti modenesi, come anche nella città di Parma, cerca di utilizzare la bici per mille ragioni. E poi parcheggio la mia bici, il mio bolide, ed eccoci arrivati in OMS. La Julie, povera mascherata. E poi arriviamo alla parte del mio studio, che è questa qui, e quando mi vedete di solito sono esattamente in questa postazione. Da come lo racconto su Instagram, se mi seguite nelle stories quotidiane, potrebbe passare il messaggio che, insomma, io abbia una vita estremamente leggera e sia il tutto costellato da cuscini, plaid colorati e nulla di più. In realtà, oltre a essere inseguita da vento e tempesta, da un Anzianotti, un Giorgetti e un Morselli, il lavoro di home stager e di home designer è molto più complicato. Solo ieri sera io e la Julie abbiamo finito alle 21 e ci siamo trattenute fino a tardi perché dovevamo consegnare un progetto, perché in più c'era anche il progetto delle student checklist. Trovate tutto quanto in merito su Instagram, ma farò presto qui anche un video. E insomma, in realtà ci sono davvero tanti backstage, quindi tanti momenti di impegno, tanti momenti di fatica. Delle volte mi abbatto, ci abbattiamo, ci sono dei momenti difficili, ma cerchiamo di riuscire a superarli sempre con il sorriso e progettare, come sempre, una casa alla volta. Si potrebbe pensare che le consulenze anche online siano realizzate in pochissime ore. Si potrebbe pensare che lo studio di home staging sia molto veloce. In realtà la cosa veloce è solamente l'allestimento in sé, quindi in 24-48 ore riusciamo veramente a cambiare il volto di un immobile per poterlo mettere in vendita e affinché esso sia venduto al miglior prezzo e nel minor tempo possibile. Tuttavia, partendo dal procedimento di home staging, in realtà è un pochino più lungo e adesso vi spiego passo passo quanto impegno c'è proprio per riuscire a realizzare un ottimo home staging. Per quanto riguarda l'home staging, il processo di home staging parte dal sopralluogo. In questo momento vengono valutate tutte le stanze, viene valutato lo stato di fatto, per poi passare alla parte progettuale.
Nel progetto vengono valutati tutti gli arredi e i complementi presenti in magazzino, quindi c'è un controllo anche del magazzino di home staging, vengono valutati gli acquisti nuovi da fare, quindi c'è un passaggio quindi all'interno di degli store di IKEA o di altri store, quindi c'è un acquisto di nuovo materiale per poi passare alla giornata del vero e proprio allestimento. Per quanto riguarda la giornata di allestimento, spesso e volentieri all'interno di questa giornata devono ruotare altri professionisti, dei magazzinieri che ci danno una mano nello spostare i materiali, gli arredi più pesanti dal magazzino fino al furgone. Prima ancora c'è un momento in cui viene noleggiato il furgone, quindi ci si deve recare nell'autonoleggio per poter prenotare prima e ritirare poi il furgone. Spesso e volentieri gli allestimenti non sono sempre nella propria città di destinazione e quindi c'è un viaggio da fare. Insomma, anche l'home staging, se realizzato con professionalità, a monte e a valle ha tanta operatività e tanto backstage per riuscire ad avere le immagini che vedete adesso scorrere, quindi avere un prima di questo tipo e un risultato, quindi un dopo estremamente bello e dal sicuro effetto wow. La giornata di allestimento non finisce con la giornata di home staging in sé, ma spesso e volentieri il giorno dopo ci si reca nell'appartamento allestito per poterlo finalmente fotografare e per poter realizzare il video emozionale. In alcuni casi vi ho postato proprio un home tour solo ed esclusivamente con il video emozionale di interni per farvi vedere un po' qualche esempio di come lavoriamo e credo veramente che poter raccontare così le case da vendere, poter sentire così tanto la storia che c'è stata e la storia che verrà, credo che faccia tutta la differenza del mondo. Per quanto riguarda invece gli studi di home design, negli studi di home design tutto parte attraverso un contatto che può avvenire tramite Instagram o un contatto che può avvenire attraverso anche questo social in cui mi scrivete ad info@homes.it ed in cui mi spiegate un pochino lo stato di fatto della stanza che volete modificare o dell'appartamento al quale volete cambiare volto e iniziamo una sorta di botta e risposta via mail per poter capire le vostre esigenze e per potervi affiancare nel miglior modo possibile con uno dei pacchetti delle consulenze online. Le consulenze non sono sempre state online, anche se dalla quarantena in poi abbiamo veramente ricevuto, e ne siamo davvero grate ed emozionate, un boom di consulenze online. Abbiamo spaziato dalle città come Genova, Como, Padova, Firenze, fino ad arrivare addirittura a Londra. Prima come home staging e come designer ho sempre lavorato solo su Milano, Bologna, Modena, quindi nella mia zona che potevo raggiungere facilmente in massimo un paio d'ore di auto, mentre adesso dopo la quarantena e durante la quarantena stessa siamo riusciti ad arrivare ancora più lontano e abbiamo implementato ancora di più quello che è la consulenza online e il poter aiutarvi anche a distanza, ma in un modo estremamente preciso ed impeccabile. Quindi dopo questo botta e risposta
attraverso la mail avviene la prima call di consulenza, è una call video in cui ci vediamo, mi portate con voi e mi fate fare un tour della stanza o dell'appartamento che volete, al quale volete dare un nuovo volto, e poi mi parlate di quella che è la vostra storia, di quelli che sono i vostri desideri, e io attraverso la progettualità cerco di materializzarla. E qui partiamo con una progettazione planimetrica in cui andiamo a valutare ovviamente la disposizione degli spazi, la luce e gli arredi, per poi andare a sviluppare un render e finire con la ricerca di tutti i materiali di arredo e complementi, e andando a realizzare una vera e propria shopping list precisissima, estremamente meticolosa, che vi inviamo insieme a tutto il report. Passato, una volta che ricevete insomma il report di consulenza, facciamo una seconda call. Spesso e volentieri siete felici ed emozionate perché per fortuna riusciamo a comprendere le vostre necessità al primo colpo, delle volte invece c'è un pochino da aggiustare qualche dettaglio e quindi si procede con la modifica di quello che è lo stato di fatto ormai del report, si modifica magari un pendaggio, un lampadario, il colore del divano, qualcosa che probabilmente sul quale si è potuto riflettere solo una volta visto il risultato finito, per poi consegnare il report definitivo con una seconda proposta. Bene ragazze, spero che questo piccolo tour e questi piccoli dettagli del lavoro che faccio tutti i giorni vi abbiano dato ispirazione, vi siano piaciuti. Io vi ringrazio per i commenti, vi ringrazio per i like, per i suggerimenti, sono sempre ben accetti e ci vediamo prestissimo, come sempre, ad un prossimo video. Ciao!